Ciao, ciao a tutti. Allora, volevo farvi vedere il pranzo di oggi. Dunque, allora, qui ho lessato il riso Long and Wild, quello della Coop. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente l'ho buttata, non pensando di fare il video. Allora, eccolo qua. Questo si mette a fuoco. Oh. Eccolo, allora questo qui della Coop Long and Wild è buonissimo. Dunque, l'ho lessato insieme ai piselli surgelati, sempre Coop, quelli biologici vivi verde. E quindi questi l'ho lessati tutti insieme. Dopo, a parte, ho lessato i fagiolini e l'ho tagliati tutti a pezzetti e li sto ripassando in padella con i germogli di soia. Ecco, questi sono i fagiolini a pezzetti che ho lessato nella pentola a pressione a parte. Adesso vado a sfumare con un po' di shoyu, poca, così, e poi unirò il tutto al riso. E dopo, da freddo, allora, la soia, mi raccomando, i germogli di soia, cioè almeno io li preferisco biologici, perché così sono sicura che non siano OGM. E così, ecco qua, germogli di soia non li metto crudi perché a me piacciono così ripassati in padella. Allora, prima di ripastarli, ho messo nella padella la cipolla tritata, un goccino d'olio, pochissimo, e l'acqua. Quindi ho yanghizzato la cipolla e dopo ho buttato i germogli di soia e i fagiolini a pezzetti. Ecco qua, questo è praticamente pronto. Ok. Allora, ora non verrà benissimo perché da una parte ho la telecamera, poi finisco meglio dopo. Ecco qua, butto tutto insieme al riso e poi farò raffreddare. E una volta freddo, s'appanna tutto, aiuto. Allora, non si vede più un cavolo, vabbè. Mamma mia. Sembra quei film tutti sfumati, tipo un sogno. Allora, ecco, un po' meglio adesso. E, ok, questo qui quindi è riso Long and Wild con piselli, fagiolini e soia, germogli di soia. Dopodiché, una volta raffreddato, perché io voglio fare un'insalata di riso fredda, in realtà, e quindi la lascerò raffreddare benissimo. Andrò a mettere un po' di frutta secca, tipo pinoli, sesamo e poi qualche pezzetto di mela. Ed è fatta. Ok, vi saluto e al prossimo video, se vi va. Ciao, ciao, ciao.